pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Non c'è due senza tre, ormai è ufficiale. Amadeus presenterà, condurrà, sarà direttore artistico anche della prossima edizione del Festival di Sanremo. A confermare le indiscrezioni estive è stata la stessa Rai, attraverso le parole del direttore di Rai 1, Stefano Coletta. Per la 72esima edizione, in realtà, era sembrato per qualche tempo che il presentatore fosse in bilico, nonostante il successo delle ultime edizioni, e sembrava propenso a non accettare un eventuale rinnovo. Coletta, direttore appunto della Rai, ha invece fatto sapere che la scelta della rete è ricaduta proprio su Amadeus e in seguito all'ottimo lavoro che ha svolto e agli ascolti da capogiro che poi la kermesse musicale ha registrato. Il percorso musicale intrapreso 2 anni fa da Amadeus ha segnato un cambiamento culturale importante nella storia del festival, che ha portato i Maneskin, vincitori dell'ultima edizione, ad aggiudicarsi anche l'Eurovision Song Contest, ha detto Coletta, importante riconoscimento internazionale per la canzone italiana. È in questa direzione di innovazione uno degli obiettivi del servizio pubblico che la Rai intende proseguire per valorizzare in modo sempre maggiore il talento musicale attraverso l'evento televisivo più popolare del paese. Intanto, se Amadeus si è detto felice, aggiungendo "non vedo l'ora, ma chi l'avrebbe mai detto, io per primo non avrei mai detto che avrei condotto 3 festival di Sanremo di seguito, è una grandissima gioia", ecco che proprio lui è stato di nuovo protagonista in questo autunno e con un'altra kermesse musicale, ossia le 2 serate dell'evento Arena Suzuki 60-70-80, domenica 12 e martedì 14 settembre a Verona. Sul palco tantissimi ospiti, come per esempio Alan Sorrenti con Figli delle Stelle, Donatella Rettore, Orietta Berti, Edoardo Vianello, Irigheira, Tony Adley degli Spandau Ballet, Marcella Bella, Sabrina Salerno, Samantha Fox, Fausto Leali, Spagna, Sandy Martin con People from Ibiza e ancora Sergio Caputo, Tracy Spencer, Peppino Di Capri e Maurizio Vandelli dell'Equipe 84, oltre a Gazebo, re della disco music, con brani come Like Chopin e Masterpiece. E allora fermiamoci qui per ricordare proprio quest'ultimo brano. È una canzone che ci permette di tornare al 1983. Si tratta infatti del singolo di debutto proprio del cantante Gazebo, pubblicato dall'etichetta discografica Baby Records. La canzone è scritta da lui stesso insieme a Pierluigi Giombini e ha riscosso un discreto successo in diversi paesi europei all'epoca ed è stata anche utilizzata come sigla del film Amici come prima. Il lato B invece è presente con una versione strumentale più integrale, ma non inserito nell'album omonimo dell'artista. Gazebo, che in realtà è lo pseudonimo di Paul Mazzolini, nato a Beirut nel 1960, dunque cantante, musicista, arrangiatore, produttore discografico italiano, si è affermato proprio negli anni 80 nel filone musicale della Italo Disco. Figlio di un diplomatico friulano presso l'ambasciata italiana e di una cantante statunitense, ha seguito proprio le orme della madre. Al seguito del padre ha anche vissuto in Giordania e in Danimarca, dove ha imparato un buon inglese in una scuola americana che poi ha utilizzato nelle sue canzoni, ed è stato anche in Francia prima di tornare a Roma, dove si è avvicinato al mondo della musica e ha imparato anche a suonare la chitarra a partire dai 10 anni. Poi si è laureato in letteratura francese nel 1983, anno di questo nostro brano protagonista oggi e al quale vi lasciamo per un tuffo nel passato e nell'Italo Disco.